Bentornati ragazzi alla 28ª parte di Pokémon versione sole. Ok, dovrei essere al villaggio Tappo, invece sono qua. Vi chiederete perché? Bene ragazzi, oggi lo scopriremo. Ma prima mettiamo un repellente e poi voglio mostrarvi alcuni miglioramenti del team, nonché Vulpix di Alola, il mio ultimo membro. Eccolo qua. Saggero, raggio, bora, sciagura ed extrasenso. Ok. E sa anche delle vol condensa. No, cioè ha delle vol condensa, scusate. Non sa. Perché così almeno diciamo che mentre allenavo mi è risultato tutto più facile. Sono andato tipo nel Canyon di Pony sull'isola Executor, in pratica sono andato ovunque a Ula Ula e sull'isola di Pony anche, quindi non ditemi dove perché ve l'ho appena detto. Ok, intanto qua grazie al spinta Machamp andiamo a recuperare qualcosina di molto molto utile, ma non per Vulpix questa volta. Ok, non volevo proprio scendere io, scusate, e andare a recuperare questo, un volante, un Z, che adesso andiamo a dare al nostro mitico Tukenon al posto del Luktim Z, e gli diamo invece questo. Buona. Ah, sempre parlando di Tukenon, ha imparato, cioè gli ho insegnato più che altro all'acciaio al posto di Perforbecco. Poi vediamo altri cambiamenti. Sì, Vorticolpo qua al posto di Nitro Carica a Incineroar, o come ti chiami, insomma. Poi vabbè, nient'altro qua. E qui nient'altro. Vulpix l'ho fatto vedere, e per Ferraregator neanche lui nessun cambiamento. Bene. Ok, quindi ci siamo, devo dire. Adesso da qua potrei fare un bel voletto verso la isola di Ula Ula per il villaggio Tapu. Voglio andare al villaggio Tapu io. Eh sì. Ok. E poi ragazzi, di solito si dovrebbe trovare al monte l'Anachila, ma ho scoperto che si può trovare anche qua. Della serie, ma che figuracce che ho fatto. No, scherzo, la verità è che è rarissimo da trovare, tipo 10% e basta. Quindi sfido che non l'ho trovato le prime volte. Non sapevo, cioè io pensavo che si potesse trovare solo sul monte l'Anachila. Allora mi sono detto, grazie a sto cazzo. Invece dopo ho avuto la fortuna di trovarlo lì, e ho avuto la fortuna di poterlo allenare molto molto molto. Ok, però adesso voglio togliergli le vol condensa, perché indovinate cosa succederà? Deciderò di evolverlo proprio adesso. Davanti ai vostri occhi io voglio evolvere, perché insomma sarebbe giunta anche l'ora, dopo una ventina di livelli, forse anche di più sono, che lo alleno. Ecco qua, e partiamo subito con una novità del team. Ok, e adesso è pienamente evoluto, fully evolved, già, ok, vieni vieni, allora leggiamo, colpisce il nemico con una pioggia di cristalli di ghiaccio che genera dal suo manto, chi lo fa arrabbiare si ritrova congelato all'istante. Ok. Non so se c'è ancora la maledizione millenaria, ma credo che ci sia ancora, perché dopo tutto il suo nome deriva sempre da tipo 9 code, letteralmente. Oppure Tails sarebbe scritto così, storie, tipo, vabbè. Allora, voglio far dimenticare Sciagura,
di tipo spettro, che tanto insomma Magi Brillio sicuramente meglio, e inoltre ci dà lo stab folletto, perché si diventerà ghiaccio folletto. E quindi ok, siamo pronti ad andare lassù sul monte Lanakila, dove ci sarà la Lega Pokémon. Eh sì ragazzi, perché qua non c'è la via vittoria. È andata in ferie dopo 6 volte che compariva in ogni fottuta generazione. Ok, però spero soltanto che faccia solo avere questa Night Test adesso. Perché di solito Tito mi mandava sempre a segno Bora. Vediamo se adesso ha perso il vizio. Anzi, intanto per incroce diventa super efficace, purtroppo. Uno degli svantaggi, ma vabbè. Bora va a segno. E attenzione, è quasi KO. Ce l'avamo quasi, vabbè. Ma siccome non voglio rischiare ulteriormente, direi Vika Volt. Ma sì, Vika Volt. Ale, purtroppo rischierà anche lui di essere iper avvelenato. Ma facciamo i verdi volte. Bastardo. Ne ha avvelenati due al prezzo di uno. Vabbè, di cavolta dovrebbe essere a 55 ora. Eh già. Vedete il condivisore acceso cosa fa? Ecco, tante belle cosucce. Adesso chissà che manderai tu, boh. Forse lascerà Silvelli. Boh, vediamo un po'. Incineroar. Nel dubbio metto te. Provvisoriamente. Ah, ci manda contro Lucario, eh. No, allora meglio di no. Non mi fido. E siccome tu che non ha breccia, tra l'altro, direi di usare lui, perché di sì, insomma. Tanto mal che vada al centro medico è qua vicino, quindi non c'è da preoccuparsi. Ok. E con la breccia lo mandiamo al tappeto, bene bene. Molto bene, devo dire. Molto bene, sì. Ok, il prossimo. Eccolo qua, Silvelli. Neanche a starlo pronunciare, che il suo tipo 0 si è evoluto. Ed eccolo qua. Perfetto, allora facciamo un bel fulmine, visto che sarà sempre di tipo, diciamo, avvantaggiato rispetto al vostro starter. In questo caso io avevo preso l'item, quindi sarà di tipo acqua. Guardate, infatti super efficace. Adesso purtroppo si autoucciderà. No, è quasi ucciso da solo, però. Però insomma, direi che forse è meglio cambiare. E adesso ne rimane soltanto uno, credo. Esatto, ed è Weavile. Non molto resistente, devo dire, però dai, cerchiamo di non sottovalutarlo, anche perché c'è un attacco di quelli incredibili, o meglio incredibilmente alti. Bene bene, e sconfitto Iridio. Sconfitto Iridio, possiamo andare avanti, credo. Ok, e che ci dici adesso? Ok, sono fuori dal comune. Grazie. Ok, messaggio da parte di Lilia. Ah, ok, siamo i migliori allenatori del mondo. Va bene. Dille molte grazie, visto che lei è la mia idola. Ci tenevo alla sua opinione.
Comunque, se non sbaglio, però ho trovato, anzi, ho intravisto, per così dire, una cellula di Zygarde qui. No. Mi sembrava di aver visto una cellula di Zygarde. O forse ho le allucinazioni. Allora deve essere così. Ok, no, il repellente non lo metto adesso, che sono in città. Ma dopo brevemente lo metteremo di nuovo. Cioè, lo rimuovo temporaneamente, giusto 2 secondi. Ok, tizia, curami. Perfetto, e adesso si può andare ancora avanti. Allora, stavolta faccio strada con la carica Tauros. Direi di sì, dai. Ok, e adesso andiamo su questa piattaforma da cui proveniva Iridio. Ed eccoci qua. Sulla... No, non sulla sommità, scusate. Su un piano rialzato, ecco, del Monte Lanaquila. Insomma, un po' più in alto, ecco. Per dirla in breve, ecco. Allora, direi di andare a selezionare di nuovo il repellente Max, così che almeno non troviamo nessuno. Non so se ci siano allenatori o no, ma vabbè. Credo di essere abbastanza allenato, se anche non ci fossero, quindi il problema non ci sarebbe. Ecco. Semplicemente quello. Ok, allora andiamo avanti per questa stradina fino a trovare un MT. E che MT sarà? Ah, ok, gelo raggio. D'accordo. La Intersolar sa già, quindi non ho bisogno di nulla. E niente. Ah, ecco qua, guardate la roccia ghiacciata per i V. Da Evolver Ingression questa volta, anzi Glaceon, Glaceon, perché mi stava venendo da parlare con la C al posto della S, vabbè, chi lo sa. Rimetti il repellente stavolta, già. Allora, ci dovrebbe essere anche un altro cristallo qui, mi sembra, e infatti eccolo qua. Ok, chiediamo subitissimo a Ninetales, che adesso senza niente, nessun cristallo. Ok, eccola qua. Perfetto. Allora, adesso non so. Boh. No, aspettate. La sinistra è una cosa che in pratica dopo ti fa tornare dove eri venuto. Una strada, diciamo, troll. Ok, quella è la vera uscita, che ci riporta sempre qua all'esterno, sempre con delle erbette, con un rivitalizzante max. Ah, ok, ne avevo proprio bisogno. Benissimo, allora. Voglio vedere se con Stoutland troviamo qualcos'altro. Mi sembra strano che non ci sia tantissima roba. Dai, Snaz, bello. Ah, non c'è niente, va bene. No, non c'è niente di niente, vabbè. Allora, scendiamo da Stoutland e andiamo su. Solo che mi suona strano, molto strano. Ah, ok, c'è un centro medico. D'accordo. E tu? D'accordo. Ci parla delle sue esperienze di vita, va bene. Ma a me non è che me ne frega tantissimo. Tu? Ah, ok, va bene. Ha convocato tutti i campioni.
nel giro delle isole. E adesso lo sono anch'io in teoria, ma devo diventare campione di tutto. Ok, giustamente c'è Au che ci ferma. Già, perché se no neanche tu sei contento, vero? Ok, ok, va bene. E adesso sono sicuro che tu voglia lottare, vero? Lo sapevo, ragazzi, io lo sapevo. Non poteva non sfidarmi. Ormai è un rito qua, ragazzi, lo sapete tanto. Alola o non Alola. Allora, vediamo un po'. Ah, 53. Vabbè. Io faccio semplicemente un gelo raggio. Cazzo, però fa male fulmine, eh? Ah, bastardino, eh? Bastardino. Allora, sai cosa faccio? Metto Incineroar, che con un bel braccio teso dovrebbe risolvere tutto quanto. Allora, psichico. Ah, ingenuo, che non sei altro. Beccati questo. Aio, 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 aio. Ok, però almeno ci fa un attimino anche a noi la nostra mossa. Per fortuna la nostra tigruccia resiste almeno un colpo. Sì, perché a me, non so a voi ragazzi, mi sembrerà l'uomo tigre. Per me rimarrai sempre un uomo tigre numero 2, ricordatelo, Incineroar. Tra l'altro sei anche maschio, quindi cosa perfettissima. Più perfetto non poteva esserci. Ok, lui usa fascino. Che scemo che sei. Noi usiamo fulmine ed è speciale, quindi. Ok, dai. Ok, ci fa idropompa. Vediamo. Ok, potente, ma non così potente della serie. Ok. Mi è scappato uno sbadiglio, scusate. Ok, adesso ci mette Komala, il koala, con la M che non si capisce cosa c'entra, ma vabbè. Ok, una bella breccia. Eh no, perché ci fa il sbigo attacco, questo bastardo. Ok, però è tutto quello che puoi fare, mi sa. Purtroppo. Ma ti pareva. Vabbè, che tanto anche questo si può benissimo risolvere come imprevisto. Con Cannonbecco, semplicemente adesso lui cercherà di ammazzarci. E nel farlo rimarrà scottato. Scusate, ma perché non l'ho scottato? Vabbè, sarà tipo immune alle scottature, non lo so, vabbè. Comunque, adesso sei proprio inerme, per così dire. Per te è la fine vicina. No, la fine è vicina, scusate. Ok. L'ansia. Che brutti tiri mi scherza. Che brutti scherzi mi tira. Ma come cazzo parlo oggi, vabbè. Vede che era troppo ansioso di andare avanti. Vabbè. Ok, come tradizione lui ci regala i revitalizzanti max. D'accordo. Ok, sono felice davvero che tu sia venuto a vivere nella nostra regione. Anche io, anche se odio il freddo, preferivo una bella via vittoria. Magari, non lo so, un po' più come a Unima, a Bianco 2, Nero 2, dove il clima è tipo non così rigido. Ok, ed eccola là, ragazzi, guardatela quanto è bella, la nostra meta finale. Ed eccoci qua con il professore che ci saluta
Ma professore, lei non ha mica freddo, scusi? Ho freddo io per lei. Ok, glielo dico adesso. Ah, ok, va bene. Il suo spirito arde più di incendio. D'accordo, d'accordo, ma secondo me dovrebbe tenere un po' i piedi anche per terra. Sarà. Ma. Ok, ha riferito, cioè ha appena fatto un riferimento a Lens, il Doma Draghi. D'accordo. Bene. E così ragazzi direi di andare a prepararci nel centro medico qua vicino. Prima al sud si va e poi eventualmente verso est. Ok, ed eccoci qua ragazzi, qui troveremo, guardate chi c'è, la ricorda mosse. Esatto. Allora, voglio far imparare qualcosina a mica volta, anzi ricordare, perché dopo il 49 non impara più niente. Il suo prenditorium sarebbe finito per così dire. Esatto. Allora, vogliamo che impari in questo caso. Vabbè, innanzitutto ronzio. Al posto di forbice X sicuramente. Che ha rotto le palle. E poi diciamocelo, attaccante fisico proprio per nulla, lui. Ok, un'altra. Prego. Tipo ad... Sempre a mica volta, direi. Poi vedo anche gli altri se hanno qualcosina da imparare. Allora, direi anche acrobazia che se ne va e mettiamo Etere Lama. Ok, molto bene. Ah, ok, ho ingrandito troppo. Va bene. Scusate, ho ingrandito troppo, può succedere, vero? Ok. Sì, certo, voglio ricordare ancora, ma questa volta vediamo di andare da un altro, magari da Ninetales. Esatto ragazzi, esatto. Allora, voglio che impari congiura, sì, congiura, che è molto buona. Dunque al posto di, non lo so, Bora, che è molto imprecisa. Ok, bene, perfetto. E così ragazzi mi sa che terminano le mosse da far apprendere. Mi sa. Ma mi sa che forse è meglio controllare. Se tipo non so, Feraligatr può imparare di meglio. Al posto di Dovampata, chi lo sa. Vediamo un po'. Ma. Ah sì, invece, guardate, idrondata. È troppo forte c'è anche. Ok. Ma come mai le ha saltate queste mosse? Vabbè, chi lo sa. E sì che ragazzi, non mi ricordo neanche che le avesse ricordate, diciamo, manualmente. Salendo di livello tipo. Ma va bene. Dopo tutto le schemi cuore che ho raccolto saranno servite a qualcosa, immagino. Dunque toglierei lacerazione come ultima cosa e metterei la bellissima troppo forte. Ok, troppo forte nel senso di troppo figa perché aiuta un casino. E Ale, voilà, molto bene. Perfetto. Allora, mi farei curare prima di andarmene via. Ah ragazzi, non andate nell'edificio perché ho già fatto una volta per errore.
Io mi sono accorto che dopo si resta chiusi dentro all'edificio, non potete, diciamo, ritornare fuori in nessun modo per prepararvi. Quindi se dovete fare qualcosa, ragazzi, state fuori dall'edificio come farò io. E infatti adesso, ragazzi, andiamo su, non entriamo, ma andiamo dove sono i fantallenatori più che altro. Eccoci qua, proprio ci posizioniamo qui davanti, e il vostro Jolly vi dà appuntamento alla 29esima parte, dove cominceremo a battere un po' di Super 4. Vedremo quanti riusciremo a farne fuori. E niente, vi do appuntamento a domani e statemi bene. Mettete un mi piace se vi è piaciuta la parte per dimostrarlo, commentate e iscrivetevi, e seguite anche la pagina Facebook, mi raccomando. Quindi, ragazzi, in conclusione, ciao da Jolly e alla prossima!